Nella partecipazione all'esperimento d'asta e acquisizione di un immobile non c'è notaio, nel senso che la proprietà non viene passata attraverso un atto notarile. L'atto di proprietà a tutti gli effetti sarà il decreto di trasferimento, che è emanazione diretta del giudice dell'esecuzione titolare della procedura. Nel decreto di trasferimento, oltre al passaggio della proprietà, vengono date delle indicazioni molto precise e molto importanti riguardo le cancellazioni delle trascrizioni pregiudizievoli che sono state trascritte sull'immobile, la liberazione dell'immobile con la partecipazione addirittura della forza pubblica, quindi intimare all'ufficiale giudiziario di predisporre tutti quegli atti volti alla liberazione dell'immobile stesso. Indica anche alla custodia giudiziaria la partecipazione attiva in questa fase di liberazione dell'immobile. La cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli comporta un lavacro vero e proprio sull'immobile, che da quel momento in poi, sempre ad opera del delegato alla vendita, avrà una nuova verginità.